Y con un le mie braccia sulla croce ho consegnato le mie mani perché i chiodi grossi chiodi di ferro le trapassassero. Ho dato tutto ciò che non potevate neppure lontanamente immaginare. Solo la luce del Padre mio, lo Spirito Santo, poteva lasciare scorgere nei profeti dell'Antico Testamento ciò che il Salvatore avrebbe sofferto di lui. Nell'ultima cena gli ho dato come cibo il mio corpo per non lasciarmi soli. E ho sperato e ho pregato con Maria, mia madre, il Padre che è nei cieli, perché voi foste consapevoli anzitutto di questo grande dono, l'Eucaristia. Questo è il mio corpo. Questo è il calice del mio sangue, corpo, sangue. Ho consegnato tutto me stesso a voi nell'ultima cena. Quando poche ore prima che Giuda mi tradisse, consegnandomi al Sinedrio, ho raccolto gli apostoli nell'intimità del cenacolo. Il mio amore per voi esigente. Non lo hanno capito i vostri cani, quelli che meritate, ciechi, guide di ciechi. Potrò io il Signore essere contento di voi? No, in verità vi dico, siete il mio grande dolore. Non vi conoscete più. Vi raffrontate ad altri salvatori, vi paragonate ad altri redentori, studiate e approfondite per vedere se ce n'è altri che sanno oltre me. E mentre un pensiero non più cristiano, come virus letale, miete vittime, siete ora angosciati per un altro virus che mieterà tante vittime. Avete piazzato nell'indifferenza generale gli idoli nella città eterna di Roma,
avete inneggiato ai demoni, avete sfidato Dio. E se arriverà l'ora in cui io, il Signore, chiederò conto a ciascuno dei protagonisti di questa orgia idolatrica, pure a voi ora chiedo conto. Popolo di Dio, dove sei? Come hai reagito all'idolatria dominante? Mando i miei profeti e li canzonate. Invio i miei umili messaggeri e non vi credete. Spedisco nel dolore anime che con la forza della fede indichino la strada dove il Battista e i farisei di questo tempo li impedirono. Il mio amore è esigente. Non ho altra via adesso che quella della correzione divina. Studiate pure, dottori del nulla, se io so castigare o meno. Intanto, mentre voi studierete, io, il Signore, sono pronto a castigare. E in questo atto che dovete scorgere ora il mio amore, potrei abbandonarvi a voi stessi come mentreste, teologi e pastori che state sbranando le pecore, ma non lo farò per riguardo al mio nome e per quelle piccole anime vittime che voi disprezzate e che invece come parafulmini però in bocca impede la mia misericordia.